Cari lettori di Difesa Online, benvenuti a una nuova puntata di Difesa On Air. Oggi abbiamo graditissimo ospite il generale Pasquale Preziosa, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e già personaggio che ci ha aiutato a scoprire da anni tanti aspetti della difesa. Ricordiamo l'approfondimento sulla minaccia ipersonica e sugli sviluppi che avremmo dovuto porre in essere già da molti anni in passato, e assieme a lui oggi approfondiremo anche altri aspetti che vanno dalla geopolitica ai sistemi d'arma. Grazie, generale, intanto della disponibilità. Grazie a te Andrea per mettere in onda trasmissioni di così alto valore. Grazie. Lei è anche presidente dell'Osservatorio Permanente sulla Sicurezza dell'Eurispes. Sì, oltre ad essere docente di geopolitica, sono anche presidente di questo osservatorio importante per quanto riguarda la sicurezza nazionale, lavora insieme con la direzione antimafia e con loro abbiamo utilizzato sia nel passato sia anche nel presente strumenti per poter leggere meglio la realtà italiana anche in termini predittivi. Ho evidenziato nel testo sull'osservatorio una parte. Parla di anche monitoraggio attraverso nuovi modelli predittivi e interpretativi di analisi. Quindi, grazie a lei è stata portata anche l'intelligenza artificiale all'interno di certe Sì, analisi. sono studi universitari fatti dal professor di economia, la Sapienza, va bene, che hanno consentito di mettere a punto attraverso la lettura incrociata di indici quello che era il livello di pervasività delle consorterie mafiose paese per paese. Gli 8.000 circa comuni sono stati censiti e attraverso l'incrocio di questi indicatori si è evidenziata la pericolosità in termini di permeabilità delle organizzazioni criminali organizzate in questi territori. In base a questi indicatori, il Ministero degli Interni sicuramente ha fatto o sta facendo un buon lavoro per quanto riguarda la dotazione di personale, soprattutto il Ministero della Giustizia per quanto riguarda la parte del lavoro da fare paese per paese per impedire che questa pervasività vada avanti, anzi per ridurla nel tempo per aumentare il livello di sicurezza della nazione. Pardon, colpa mia. Parliamo di situazione geopolitica. Dallo scorso anno il Santo Padre afferma che siamo nella terza guerra mondiale. E non è difficile credergli, visto quello che sta avvenendo ormai per il secondo anno e che coinvolge a catena, a domino, paesi che vanno dall'est Europa all'Africa fino al Sud America e dalla settimana scorsa anche il Medio Oriente in maniera importante e che presuppone sviluppi altrettanto forti. Cosa è d'accordo su questa visione o è solo l'inizio? La visione Santo Padre è stata, secondo me, premonitrice di quello che oggi sta avvenendo, perché la rete, soprattutto dei nunzi apostolici in giro per il mondo, consente proprio al Vaticano di avere una situational awareness molto più elevata di tanti altri paesi che conosco. Quindi quello che ha detto il Santo Padre è vero. In effetti, prendiamo queste parole, premonitrici anche, e coniughiamole con il discorso a Monaco di Putin di qualche anno fa,
se non ricordo male fu il 2018, quello che è stato poi il lavoro fatto da Dugin, Alexander Dugin, sul mondo multipolare. Allora, la coniugazione di questi due elementi ci porta a dire che il mondo si sta predisponendo, o una parte del mondo, per costruire una nuova realtà e un passaggio da un mondo unipolare al mondo multipolare. Questo lo si fa attraverso tanti strappi. Gli strappi sono costituiti dalle guerre, più o meno regionali, va bene? Perché poi è vero che c'è la competizione strategica, ricordiamoci che la competizione strategica non è solamente militare, ma è tecnologica, è anche cibernetica, e si basa sulla protezione dei dati, va bene, dei paesi, e c'è molto altro. Però competizione è guerra, cioè che qualcuno non pensi che competizione non possa essere guerra, no, è guerra, può essere guerra commerciale, guerra delle tariffe, è guerra, va bene? E noi sappiamo che le guerre finanziarie producono più morti delle guerre poi combattute sotto il profilo militare. Quindi siamo in questo periodo che è di transizione, quindi tutto quello che oggi vediamo ha una sua chiave di lettura dettata non dall'Occidente ma dal cosiddetto sud globale, di cui naturalmente la Cina è parte. Se vediamo diciamo la Belt and Road Initiative, è una iniziativa di globalizzazione logistica basata sui trasporti, su tariffe e quant'altro. È una politica cinese per diciamo affermare che cosa? Affermare la Cina nel nuovo mondo. E allora la Cina nel nuovo mondo giunge fino attraverso l'Africa, giunge fino in Europa, ma anche attraverso naturalmente la Russia, attraverso il Caucaso, giunge fino in Europa. Vediamo quelli che sono stati gli investimenti cinesi, per esempio a Trieste, sia ferrovia, porto e quant'altro. Va bene. Quindi la Cina è parte di questo nuovo mondo bipolare, multipolare, che naturalmente lo sostiene. Certamente quando si legge il libro di Dugin non si ha subito l'impressione che questa multipolarità sia stata declinata molto bene, rimanda dei lavori dall'organizzazione di Shanghai per organizzare la multipolarità, quindi è tutto un divenire, quindi è necessario vivere giorno per giorno, diciamo, la situazione, leggere la situazione, avere la situational awareness e chiedersi quale sarà la prossima mossa per essere pronti. Mi spiego meglio. Allora, la guerra in Ucraina è stato il primo passo del cambiamento dell'ordine mondiale, quindi è stato il... Sarajevo, quella miccia. Esatto, quindi è stato naturalmente l'accensione della prima miccia. Adesso, di tutti gli altri eventi, ci possono essere molte letture. Ne diamo una, ma manteniamo aperta la nostra mente per vedere se ci sono anche altre letture. Allora, l'Ucraina, siamo entrati in un pantano e siamo rimasti lì impantanati, nel senso, un metro avanti, un metro indietro, manca un elemento che possa sbloccare la situazione. Questo non vuol dire che non potrà essere sbloccata, manca l'elemento in questo momento. Vediamo se da una parte o dall'altra la situazione potrà sbloccarsi per arrivare a qualcosa. Nel mentre la soluzione per l'Ucraina oggi non è chiara a nessuno, non è chiara neanche, diciamo, alla parte russa,
che peraltro è l'unica che ha detto il territorio che ho occupato fino adesso, va bene, dove ho fatto le linee difensive, questo territorio che ho annesso, in effetti avevano annesso tutte le regioni, adesso probabilmente dovranno modificare i confini amministrativi di queste regioni, dice dove ho fatto le linee difensive, quello l'ho conquistato, ho speso i miei morti, questo diventa mio. Per Odessa poi negoziamo quello che deve essere lo status di Odessa. Dall'altra parte abbiamo naturalmente lo Stato ucraino che dice no, è terreno che è stato rubato all'Ucraina, deve essere riceduto all'Ucraina, con la pace, con la forza, con tutto quanto. Quindi abbiamo due posizioni non negoziabili in questo momento. L'Europa, l'architettura di difesa europea su che cosa era basata? Ecco, la risposta, data la risposta a questa domanda, capiamo che cosa è caduto, va bene, in testa all'Europa. Allora, l'architettura di sicurezza dell'Europa è stata costruita con la Carta di Parigi del 1990, carta firmata a Parigi nell'ambito CSCE OCSE, dai 32 paesi che all'epoca ne facevano parte, e che statuiva che con la caduta del muro di Berlino tutti i paesi orientali dell'Europa orientale e altri paesi acquisivano sovranità e potevano scegliere il dominio nel quale stare, un dominio più russo, un dominio più occidentale, era libera scelta. Questa è stata condivisa naturalmente dai russi stessi, prima Unione Sovietica, poi trasformatisi in Federazione Russa. Con l'avvento di Putin, la storia dal primo momento in cui Putin si è insediato ha detto, materialmente l'ha detto attraverso i suoi discorsi, quella carta, la Carta di Parigi, non mi sta bene perché io voglio la mia zona di influenza, la voglio perché sono una nazione sì grande ma piatta, la parte nord è piatta e se io non ho delle zone cuscinetto, va bene, chiunque in Europa può prendere un carro armato e arrivare fino alla costa del Pacifico. Questa è i principi ispiratori della difesa sovietica si basano su questi presupposti. Il perché è perché l'Europa ha rappresentato, il Novecento è stato tragico, insomma, anche per la Russia, che ha subito tre invasioni sempre dall'Europa. Quindi l'Europa, anche se l'Europa di oggi è diversa da quella di qualche tempo fa, va bene, per loro la loro strategia è difendersi dall'Europa attraverso queste zone cuscinetto. Di qui il problema dell'Ucraina che rientrava e di qui anche il problema della Georgia che fu affrontato nel 2008, non risolto, è un problema pending e per Georgia e Moldova ricordo che c'è l'ingresso nell'Unione Europea. Ecco, dopo i fatti dell'Ucraina bisogna vedere come e se effettivamente l'Europa, gli Stati Uniti hanno le energie necessarie per continuare in questo piano oppure rivedere il piano, ma su quali basi, con quali nuove regole. Di questo si sta discutendo oggi attraverso queste guerre proxy in vari paesi. L'altro elemento, dimmi. Le interrompo un attimo per mostrarle una grafica quasi divertente, ma che ho trovato su un canale YouTube che preparava un'infografica sul mondo dopo la terza guerra mondiale, e vorrei condividerla con lei, in quanto c'è potenzialmente una grave sottovalutazione da parte della Russia nell'avere un decimo della popolazione cinese e di cinese il doppio del territorio.
non condivido la parte rossa nella grafica dopo la terza guerra mondiale, ma mette chiaramente in evidenza un rischio anche per la stessa Russia. Sì, la Russia, diciamo, è interessante quella cartina, credo che sia sfuggita a qualcuno, è stata pubblicata anche da qualche blog cinese, credo. Comunque la lettura degli eventi, insomma, deve essere fatta in maniera adeguata. Che questo possa avvenire, lo lascio naturalmente ai futurologi perché, diciamo, per carità, la geopolitica tenta di individuare quello che potrebbe essere l'assetto futuro alla luce di tanti elementi, però anche la geopolitica oggi è più complessa, infatti solo la matrice geopolitica legge poco. Va bene, c'è bisogno di una matrice geostrategica, geoculturale, geoeconomica per capire diciamo, quelli che saranno i nuovi trend. Sicuramente la Russia e gli Stati Uniti sono gli unici due paesi dotati di autonomia strategica, in quanto hanno due elementi importanti di cui sono autosufficienti: le risorse energetiche e le risorse alimentari. Quindi sono gli unici due paesi. La Cina ancora è un importatore di tante materie prime, ma anche di cibo, perché guardando le pianure cinesi, i cinesi hanno meno terra arabile degli Stati Uniti. Quindi ecco perché loro sono presenti in tanti altri stati. Comprano terreni, fittano terreni per 10 anni, 20 anni, per naturalmente alimentare il proprio fabbisogno. In parte questo è il problema anche del Mar Cinese meridionale, quindi il diritto di pesca per alimentare la popolazione. Il problema lì è diverso, va bene? Lì scatta il problema dei choke point, va bene? Che fa parte della resa dei conti su Taiwan tra Stati Uniti e Cina, e che queste guerre regionali, va bene, stanno dilatando. Quindi sì, avverrà, se avverrà, quando avverrà, nei modi che sarà deciso, ma queste piccole guerre più o meno regionali stanno dilatando i tempi di questa resa dei conti. Va bene. Quindi la Cina ha bisogno di energia. Infatti, durante i giochi invernali, prima dell'invasione dell'Ucraina, Putin si è incontrato con Xi Jinping. Nell'occasione hanno condiviso l'inizio, l'accensione della miccia, però Putin non è andato a mani vuote da Xi Jinping, è andato con contratti trentennali di fornitura di gas. È quello che naturalmente lega oggi i due paesi. I due paesi sono legati da forte convenienza, non da forte convinzione. Va bene? Quindi il problema, per esempio, della Russia è che lungo i confini, soprattutto della parte diciamo pacifica, dei paesi che si affacciano un po' sul Pacifico, lì c'è il problema dei matrimoni misti cinesi-russi, che prima o poi metterà in crisi le relazioni tra i due paesi. Va bene. Però c'è da dire che i due paesi hanno sviluppato insieme molta tecnologia. Due in primo luogo. Uno, se la Cina oggi ha tecnologia spaziale, lo deve soprattutto ai russi, dai quali hanno acquisito anche i disegni delle Soyuz. Adesso naturalmente li hanno migliorati, per carità. I missili cinesi sono dei missili importanti oggi, va bene? E lo abbiamo visto anche nella esplorazione spaziale.
ma anche l'ipersonico è stato, la capacità ipersonica, che è stato un game changer per accendere quella miccia dell'Ucraina, va bene? Ecco, quella tecnologia è stata creata negli stessi tempi da Russia e Cina. Che cosa vuol dire? Che stessi tempi hanno fatto esperimenti a una settimana l'uno dall'altro, dichiarando, soprattutto Putin 2018 ha dichiarato, io ho capacità ipersoniche. Disse anche molto altro. Logicamente anche i cinesi hanno detto capacità ipersonica e noi sappiamo che adesso, oltre alla capacità ipersonica, stanno acquisendo la dimensione nucleare adeguata. Ne avevano 300 testate nucleari, stanno andando nella costruzione che si è vista dei silos, siamo sui 4,50, raggiungeranno la parità tra qualche anno delle testate operative. Cosa succederà nei rapporti tra Cina e Russia nel futuro? Non lo so. Sicuramente oggi il Partito Comunista cinese è una nazione che ha una ideologia di fondo ed è quella del Partito Comunista, a matrice cinese con una economia, va bene, a matrice socialista. Cinese derivata un po' da Adam Smith, ma non si rifà solamente alla mano invisibile, ma si rifà alle due mani, diciamo, visibile e invisibile. E questa è la sostanza della nuova economia cinese, quindi lo Stato che governa l'economia. Sì, è libera fino a un certo punto, ma è lo Stato che decide i livelli di libertà. Quindi. Hanno sicuramente un vantaggio, loro possono avere strategie a 10, 20, 50 anni e rispettarle. Infatti, uno dei problemi dell'Occidente è che ha dei cicli elettorali troppo ravvicinati e cambianti. Cioè, facciamo l'esempio, per esempio, americano che è stabile nel mantenimento del periodo di governo, però cambia tra democratici e repubblicani. Va bene, abbiamo visto una variazione notevole della politica statunitense quando diciamo, Trump ha lasciato e Biden ha preso. Adesso, per esempio, nel 2024 ci saranno di nuovo le elezioni. Chi vincerà le elezioni, e questo sarà materia di dibattito, va bene, a novembre 2024, che sarebbe domani, va bene. Ma chi vince le elezioni cambia o potrebbe cambiare anche la politica estera USA, va bene. Quindi il problema è che cambiando la politica poi cambiano tutte le conseguenze per le altre nazioni. Altro esempio è durante, per esempio, il periodo di Trump, la NATO ebbe dei problemi riguardo alla sua efficacia o meno. Va bene? Quindi fu per certi versi attaccata la NATO dal presidente americano, però anche qualche presidente di qualche stato europeo, ricordo Macron che disse che la NATO era senza brain, quindi non vedevano, diciamo, nella NATO una capacità, una rilevanza tale da un punto di vista politico da doverla sostenere. Salvo poi con Biden, la NATO è ridiventata centrale, anzi, con il nuovo documento strategico, il suo sguardo va verso Oriente. Quindi, ecco, questa politica cangiante, va bene, certamente non fa bene a quella che è la linea politica nel tempo che i paesi occidentali possono sviluppare, contrariamente a quanto può accadere, per esempio, in Cina, dove Xi Jinping, rieletto per la terza volta,
non è un sistema democratico, il sistema democratico si basa sull'alternanza, punto. Va bene, e massimo due mandati, tre mandati già stiamo fuori da quelle che sono le linee che possono governare un sistema democratico. Al potere si va una, massimo due volte, dopodiché si torna a fare il lavoro normale. Questi sono i principi scritti della democrazia. Va bene. Aggiungiamo la trasparenza nell'informazione e l'indipendenza dell'informazione. Ed è quello fondamentale. Quindi a questo punto, diciamo, quello che succederà nei rapporti tra Cina e Russia nel futuro non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che adesso sono fortemente unite, e quello che è chiaro è che gli Stati Uniti sono in reazione, non in azione, in reazione ai fatti che accadono, perché non riescono a prevenirli. Quindi quando non c'è politica, va bene, non riesci a prevenire le crisi, è la politica che può far prevenire le crisi. E allora abbiamo trovato, per esempio, la crisi dell'Armenia con l'Azerbaigian, come è stata risolta? Con la Russia che ha alzato le mani, va bene, l'Armenia che si è schierata da una parte, i turchi che non vedevano l'ora di esercitare la loro influenza anche sull'Azerbaigian, e quindi presumibilmente un accordo tra Turchia e Russia sul futuro dell'Azerbaigian. E questo come lo possiamo leggere? Diciamo, in accordo a quello che abbiamo detto della multipolarità, è un ulteriore passo verso la formazione della multipolarità. In questo caso, per esempio, è la Turchia che in qualche modo esercitava ed esercita una influenza maggiore su una parte di territorio, peraltro importante per l'Europa, perché l'Europa nella sua diversificazione ha scelto proprio l'Azerbaigian come fornitore primario di idrocarburi. Compresi gli stessi russi, perché basta che passino per l'Azerbaigian e non sono più russi. E questo è l'altro problema, perché nel mondo globalizzato le sanzioni spesso e volentieri possono essere comodamente aggirate attraverso i paesi che non si astengono dal voto. Prima si diceva che questi erano paesi non allineati. Qualcuno, e mi è piaciuta, ha detto: no, guardate, non sono non allineati, sono allineati con tutti. Va bene? Quindi prendiamo per esempio il caso dell'India. L'India è allineata con i russi, dai quali riceve comunque sia tecnologia poca, sia velivoli tanti, va bene, è allineata con gli Stati Uniti, da quale riceve tantissimo, va bene. Per esempio l'India e gli Stati Uniti sono legati da un rapporto di migrazione notevole. Oggi la componente indiana negli Stati Uniti è una componente importante, molto esperti nel campo dell'informatica, va bene, e si sono, diciamo, molto affermati, guadagnano anche bene lì, non sono lavori umili negli Stati Uniti, no, sono lavori veramente di alto livello. Quindi in una comunità globalizzata, ora siamo in riglobalizzazione o una regionalizzazione della globalizzazione, lo vedremo più in là quello che saremo, perché stiamo diventando qualcos'altro, va bene, nel mentre c'è dal picco di globalizzazione raggiunto 2 anni fa, adesso siamo in decremento, e quindi tutte le catene di approvvigionamento le stanno naturalmente ridisegnando a valle, dopo che si sono discussi tutti gli elementi. Vedremo se parleremo di globalizzazione regionale o meno. Certamente, per esempio, la Belt and Road Initiative tanto regionale non era,
perché quella è una maniera, una iniziativa per essere globali. Certo, in alcuni tratti adesso questa Belt and Road Initiative funziona poco, quindi la Belt and Road Initiative funziona a tratti, va bene, vuol dire che sui tratti che non funzionano è necessario fare manutenzione, e la stanno facendo politicamente mano a mano che si va avanti. E giungiamo all'altro elemento, quello della polveriera del Medio Oriente. Il Medio Oriente, quello è stato sin dalla nascita del 48 dello Stato di Israele, quello rimane tuttora, e adesso naturalmente all'interno c'è, diciamo, adesso ci sono più espressioni di potenze più o meno medio orientali presenti in Israele. Intanto Israele deve mettere a punto che cosa vuole essere in futuro, perché certamente non è stato salutare vedere l'apparato burocratico di Israele scendere in piazza contro Netanyahu. Cioè, chi abbiamo trovato in piazza a protestare? Ebbene, non erano i normali lavoratori per l'aumento di salario, no, era proprio le istituzioni, va bene, che rifiutavano un cambiamento degli assetti istituzionali riguardanti la riforma della giustizia in Israele. E Israele, sappiamo che pur avendo leggi fondamentali non ha una Costituzione, ma le leggi fondamentali possono essere cambiate dal loro Parlamento con una maggioranza semplice. Quindi, diciamo, infatti, quel momento è stato un momento importante per il mondo, perché la deterrenza di Israele è scesa. Noi sappiamo sempre, questo la geopolitica lo dice sempre, quando la deterrenza scende, va bene, scoppiano le guerre. Ucraina, deterrenza occidentale scesa, è scoppiata la guerra. In Israele, deterrenza di Israele scesa, è scoppiata la guerra. Va bene? Quindi, per carità, si erano preparati, ma quando farla scoppiare, va bene, quando sei debole, ed erano deboli in quel momento particolare. Come leggerlo naturalmente? Che cosa troviamo in Israele in questo momento? Troviamo Hamas, che già c'era prima, le stesse cose che hanno fatto adesso in maniera molto più brutale, le avevano fatte già nel 2008, le fazioni anche jihadiste erano presenti nel 2008, in particolare il PIJ, Islamist, Jihadist, Palestinian, Islamist, Jihadist, va bene la sigla, già era presente, quindi il jihadismo era presente, quindi con matrice sunnita, poi c'è la matrice sciita, va bene, quindi la presenza dell'Iran, delle due brigate, una è finanziata dall'Iran, l'altra dice di non essere finanziata dall'Iran, ma senza soldi non si fanno le guerre, va bene, quindi abbiamo una espressione, diciamo, dell'Iran molto forte, sia a Gaza, sia naturalmente li troviamo al confine nord, va bene, e quindi e lì bisogna essere in attesa per vedere quello che succede con Hezbollah in Libano e quello che succede poi sul confine siriano. Già un po' di battute sono state scambiate, ma gli Stati Uniti lì con la presenza della portaerei hanno detto: se attaccate da nord ci siamo noi che faremo naturalmente il nostro lavoro. Quindi quella è la presenza, quindi l'appoggio degli Stati Uniti. E poi dall'altra parte troviamo Abu Mazen che è in un momento di debolezza. Ecco, gli accordi di Abramo
avevano come finalità anche quella di collegare l'Arabia Saudita con quella parte dei palestinesi di Cisgiordania che persegue obiettivi diversi da Hamas, dai quali si erano divisi tempo fa, va bene? Perché ala estrema, naturalmente Hamas, loro invece area disposta al negoziato per il futuro dei palestinesi. Quindi su questo l'Arabia Saudita avrebbe potuto dare una mano ad Hamas per poter stabilire un futuro percorso, va bene, in Israele. Quale sarà questo futuro percorso adesso? Io non sono in grado di poterlo dire, perché gli accordi di Oslo sono rimasti gli accordi di Oslo, come gli accordi di Minsk sono rimasti gli accordi di Minsk per l'Ucraina. Se non vengono attuati gli accordi, è una questione di tempo poi la maturazione di nuove conflittualità e nuove crisi come quelle che stiamo vivendo. Però dobbiamo chiederci, l'ultima battuta che faccio, quale sarà la prossima mossa? Cioè, è questa l'ultima mossa? Cioè, se stiamo andando verso un mondo multipolare e tutti gli hotspot, va bene, si stanno incendiando, allora mi chiedo, va bene, quale sarà il prossimo hotspot? Così vi lascio con la domanda e ognuno di noi potrà avere una risposta. Se hai ancora tempo, ne avrei altre di domande. Il regime più in crisi, il paese più in crisi, in coincidenza con che potrebbe essere il vero motivo dell'attacco di Hamas, è quello iraniano, un paese che per il secondo anno massacra la propria popolazione e che per la prima volta ha visto manifestazioni pubbliche di consenso nei confronti di Israele. È il colpo di coda o un tentativo disperato di sopravvivere da parte del regime di Teheran? Tra gli imperativi geopolitici di Teheran è quello di mantenere compatto, perché l'Iran non è che è composta solamente da iraniani. Dentro l'Iran ci sono tante etnie, va bene, c'è anche la parte sunnita, tra parentesi, all'interno, ma tante, diciamo, diversità che devono essere tenute insieme. L'unica maniera per tenere insieme queste diversità, va bene, è la forza. E l'Iran la sta utilizzando appieno. Quindi l'Iran ideologizza quello che può ideologizzare e utilizza la forza per mantenere il potere. Appena non eserciterà più la forza per mantenere unita la popolazione, sicuramente farà la fine di altri paesi. Però teniamo conto che la Persia è stato un impero. I persiani sono stati sempre intelligentissimi, quindi sono non arabi, ma sono dotati veramente di una grande capacità. Chi ha visitato la Persia nei tempi in cui era possibile visitarla, va bene, ha parlato sempre molto bene dell'Iran. Sicuramente nei rapporti con l'Occidente fu deleterio eravamo a valle della Seconda Guerra Mondiale, quello che fu il colpo di Stato del 1953 portato avanti dalla CIA su sollecitazione della Gran Bretagna per evitare o riappropriarsi dei pozzi petroliferi che erano stati nazionalizzati da Mossadegh. Allora fu quello il momento in cui rientrò lo Scià di Persia, va bene, e quindi ci fu un periodo diverso rispetto a quello di Mossadegh, che era democratico. Lo Scià di Persia invece era un periodo, diciamo, non di democrazia, essendo un leader imposto. Da quel periodo in poi l'Iran ha perso la sua capacità di sviluppo nella democrazia dopo Mossadegh. Perché? Perché dopo lo Scià di Persia nel 79, Khomeini,
che viveva a Parigi, fu esiliato e viveva a Parigi, rientrò e siamo entrati nella teocrazia. Teocrazia, quindi, nella parte musulmana vediamo che il primo paese che diventa teocratico è un paese sciita. Va bene? Di qui l'esigenza dei sunniti di avere anche loro una teocrazia sunnita, va bene? Quindi governata da sacerdoti o diciamo dalla parte religiosa. Ecco, credo perlomeno l'Afghanistan adesso è un, non lo so se chiamarlo esempio, va bene, per la parte sunnita, perché nelle mani dei talebani, oggi i talebani sono la parte clericale che sta portando avanti l'Afghanistan secondo le loro leggi, che già conoscevamo peraltro. D'altra parte abbiamo ospitato il re dell'Afghanistan, ma quando è cambiato il regime non l'hanno voluto indietro. No. Doveva andare a Parigi, portava più fortuna. Certo. Prima ha accennato agli ipersonici, se ha ancora un po' di tempo, le posso chiedere sinteticamente un aggiornamento su quello che è lo sviluppo in Occidente? Stiamo recuperando, e lei ha lanciato un allarme anni fa agli stessi americani sul gap che avevano maturato. Sì, c'è stata una corsa. Allora, l'Occidente si sta dando da fare. Quando parlo di Occidente parlo degli Stati Uniti, perché avendo l'Europa, non avendo una base industriale della difesa comune, diciamo ogni piccolo paese sviluppa piccole cose, ma le piccole cose diciamo non sono grandi e non servono, va bene? Servono grandi. Quindi a questo punto gli sviluppi ci sono stati negli Stati Uniti, che hanno seguito un diverso profilo, quello di montare sugli aerei gli ipersonici, perché così sono più trasportabili. Non siamo ancora nella maturità ipersonica, perché il campo è molto ostico, va bene? Devi avere molta tecnologia, capire molte cose, quindi la maturazione non c'è stata. Ci sono stati esperimenti che hanno dato risultati positivi e poi risultati negativi. Quindi siamo ancora in quella fase, si sta andando avanti, sicuramente avremo anche noi l'ipersonico, si sta pensando anche come contrastare l'ipersonico. Un po' di satelliti sono stati messi in orbita per il controllo di questi ipersonici. Il problema di questi ipersonici, che essendo molto manovrabili, non è possibile capire, perlomeno per la parte legata alle testate nucleari portati da missili balistici, quale può essere il punto di impatto, di caduta, diciamo, di questi ipersonici. Questo è uno dei problemi, diciamo, più importanti che è venuto fuori con l'ipersonico. Cioè, mentre prima attraverso il Missile Defense System, già dal lancio, dopo pochi secondi, qualche minuto, potevi determinare già il punto di caduta e quindi mettere in atto tutte le tecniche per l'intercettazione durante la corsa del missile o durante la caduta del missile stesso. Quindi potevi mettere in atto sistemi di intercettazione. Per quanto riguarda gli ipersonici, questi saranno ancora più complicati, va bene, perché avranno bisogno di tanta intelligenza artificiale e di tante informazioni prima di poterli intercettare e capire. Intanto bisogna raggiungere prima la capacità ipersonica e poi si potrà parlare, diciamo, di una capacità diciamo counter ipersonica. Va bene, quindi vediamo un attimo come andremo avanti. Nel campo delle armi avanzate, russi e americani ricordano molto le strategie dell'Asia, degli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, ovvero i proclami di Wunderwaffen da una parte,
e Putin spesso anticipa o racconta la realizzazione di armi straordinarie, inimmaginabili, e dall'altra parte il silenzio che poi ha portato però per primi alla bomba nucleare. Qual è quella che più seria o quale più intelligente tra queste strategie? Allora, i nuovi disegni, va bene, saranno segreti fino al loro manifestarsi. Però è innegabile oggi che quello che prima chiamavamo propaganda, adesso è diventata scienza, si chiama scienza della persuasione, ma si studia all'università, non in tutte. Allora, questa scienza della persuasione si basa sulla narratologia, che è la narrativa, va bene, il raccontare, va bene, attraverso adesso metodi scientifici, va bene, quindi essere presenti e dire sempre le stesse cose in maniera adeguata, va bene, diciamo, attrae molto l'individuo che non è alla ricerca della verità, ma di uno che racconti le cose che lo possano convincere nonostante non abbia le griglie culturali per poter capire effettivamente problemi che sono già grossi di per sé. E poi c'è la captologia, perché il mondo digitale ti mette a disposizione tante capacità, diciamo, di creare video molto persuasivi con elementi artificiali, quindi mondo virtuale e mondo diciamo naturale, quello che sia, in grado proprio di andare nella direzione della persuasione. Questo è il nuovo mondo. Quindi, al momento attuale, la Cina e la Russia hanno capacità persuasive notevoli perché hanno investito in questi settori. Un po' meno l'Occidente. L'Occidente, diciamo, al di là di dire non togliete da Facebook determinate cose, non siamo andati oltre. Bene, Time over. sì, la ringrazio per la disponibilità, spero di averla ospite ancora in futuro, insomma è sempre una voce spesso fuori dal coro, capace di dare un'autorevolissima visione di quello che sta accadendo e soprattutto anticipazioni anche su molti sistemi d'arma o l'evoluzione che è protagonista e sarà sempre più protagonista in Occidente. Riguardo in Europa, all'Europa, ricordiamolo, abbiamo 160 sistemi d'arma diversi in corrispondenza a 30 statunitensi. Quindi ha ragione, ognuno fa il suo piccolo e la qualità totale non è solo per economie di scala, non può essere raffrontabile. La ringrazio nuovamente per la Grazie disponibilità. Andrea. Grazie Andrea e grazie per il lavoro che fate per la diffusione, diciamo, di quello che è il pensiero strategico che ogni cittadino deve avere, va bene? Quindi questo è importante, soprattutto in questo momento di grande transizione. Un caro saluto. Assolutamente. Grazie.